al liceo scientifico Leonardo ad Agrigento gli studenti incontrano l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, Conoscenza e Prevenzione. È un'occasione importante e direi che questa manifestazione, questa conversazione conferma intanto che la ricerca è giovane. Oggi l'AIRC, l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, ospita una ricercatrice importante che è la dottoressa Simona Taverna, e non a caso nelle scuole, perché per fare un'opera di divulgazione di quelle che sono lo stato dell'arte delle malattie oncologiche, per puntare soprattutto sulla prevenzione, che è necessariamente la strada da battere insieme a una diagnosi precoce, per poter ridurre, intervenire in maniera sempre più efficace, confermando i progressi importanti che sono stati fatti nella ricerca e nella terapia delle malattie oncologiche, che sono varie e molto, molto diversificate. La ricerca scientifica ha un ruolo fondamentale, perché è la ricerca scientifica italiana in particolare ha delle eccellenti referenze, è una ricerca scientifica che gode della considerazione a livello internazionale. Quindi la ricerca scientifica però è una, come dire, ha bisogno di molte energie culturali, ed ecco perché l'Associazione Italiana di Ricerca sul Cancro finanzia i progetti di ricerca per i giovani ricercatori e anche per gli istituti di ricerca più importanti, e contribuisce l'Associazione a sostenere per il 40% al finanziamento della ricerca scientifica, che è una cosa che è evidentemente onerosa, difficile, ma è anche una cosa costosa, molto costosa. Quindi l'Associazione Italiana di Ricerca sul Cancro si propone anche di raccogliere i fondi per poter finanziare e sostenere come si deve la ricerca scientifica sulle malattie oncologiche. Noi, tra le varie attività che programmiamo che possano ritornare utili sia ai ragazzi ma indirettamente anche alle famiglie, abbiamo programmato proprio questo incontro. Durante questi momenti che vivremo insieme con esperti e con quanti si interessano di tale tematica, vogliamo in particolare far capire ai ragazzi come sia importante l'azione di ricerca, perché vediamo che questo è un fenomeno purtroppo in aumento. Quindi una ricerca che possa, diciamo, mirare a trovare gli elementi principali per poter tamponare tale fenomeno, se pensiamo che sia fondamentale. Quindi vogliamo sensibilizzare proprio i ragazzi su tale argomento. Io ringrazio quanti hanno consentito questa organizzazione, perché penso che i ragazzi, oltre che le competenze curriculari, bisogna anche formarli sotto i vari aspetti, in particolare quello che riguarda la salute e lo star bene. Oggi, grazie all'AIRC, abbiamo la possibilità di far conoscere quali sono questi fattori di rischio nel campo oncologico, e la dottoressa Taverna proprio illustrerà questi fattori. E sappiamo che questa diciamo, malattia neoplastica è una delle malattie che causa, è la seconda causa di morte nei paesi industrializzati dopo le malattie cardiovascolari, per cui grazie, diciamo, a questo incontro i ragazzi potranno venire, insomma, a conoscenza dei fattori di rischio.